Pare Milonga è un album di Paolo Conte del maggio del 1981. Sembra strano che un album di questo tipo esca prima dei tormentoni dell'estate, dei festival bar, dei dischi per l'estate. Normalmente i cantautori pubblicavano i loro dischi in settembre. Ma un artista come Paolo Conte non ha bisogno di stagionalità. Pare Milonga è un disco, un'opera, una commedia. Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Pare Milonga è un album spartiacque nella carriera di Paolo Conte. Intanto è il primo album che ha una sua coerenza interna molto forte. In seconda battuta perché i sapori e i toni del jazz diventano più marcati. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Naturalmente è registrato in 24 tracce analogiche, qua ne abbiamo una digitalizzazione, ma il suono è quello caldissimo del mondo analogico. Pubblicato dall'RCA con la produzione del leggendario Lilli Greco. E che ha lavorato con te tanti anni. Per tanto tempo, tanto tempo. Il lavoro è cominciato prima che a Roma, è cominciato a Torino. Perché io ho registrato due brani con un gruppetto di musicisti di Cuneo che avevano chiesto di accompagnarmi. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful, good luck my baby, that's wonderful, it's wonderful, I dream of you, chips, chips. È un disco che è al tempo stesso molto etereo e molto fisico. È un disco torrido, ci sono dentro delle canzoni ad altissimo contenuto erotico. Ce ne sono altre come Alle prese con una verde milonga che hanno una spiritualità assolutamente straordinaria. In assoluto credo che raccontino delle storie. Paolo Conte non ha mai amato l'autobiografismo, non ha neanche mai amato leggere le biografie di altri artisti e quindi non parla mai di sé. Anche quando lo fa sempre come non portavoce ma rappresentante in qualche modo di una generazione o di una razza. Paolo Conte è un cantautore che usa un'ironia intelligente, pungente, obliqua. Conoscendo Paolo, entrando dentro la sua musica, mi ha fatto capire che la musica non è solo accelerazione o far divertire la gente, ci sono anche gli stati d'animo, ci sono le inflessioni, i piani e i forti, gli accelerando, i decrescendo. Questo l'ho imparato con lui, perché prima era tutto un ciumpa 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 e chi arriva primo vince. Quando l'ho conosciuto ho cominciato a far musica con lui, che ho capito tutta una serie di cose. Per me Alle prese con una verde milonga è il capolavoro dell'album, anche se sicuramente Via con me ha avuto più successo commerciale. Però è importante perché unisce i vecchi sentieri del jazz alla nobiltà della milonga. Alle prese con una verde milonga. Il musicista si diverte, si estenua. Avrai verde milonga che sei stata scritta per me, per la mia sensibilità, per le mie scarpe lucidate. Uno dei brani che provammo direttamente in studio alla Format a Torino, alla Format di Epi Ruggeri, e mancava un'introduzione che appoggiasse questa sequenza bellissima di accordi che aveva scritto Paolo. C'era un contrabbasso che faceva questa linea e stavamo cercando di studiare qualcosa da suonarci sopra. E poi iniziava gli accordi.